Andrea Giuseppe Gionfriddo I, Valentina Assenza II, Erika Tarascio III, Roberto Amaradio IV, Luca Fiducia V, Aurora Buccheri VI, Giorgia Mudonò VII, Arianna Failla VIII, Salvatore Miano chiuderà appunto la prova. Si alzerà sempre di più l'ultimo ostacolo. Sì, Patrizio, Alex a ovviamente commento. Vai ecco, la Sabina. cronaca la affidiamo ad Alex. Sì, inizia la categoria, vediamo il primo passaggio sul larghetto di 60 cm. Abbiamo visto il nostro cavaliere di punta Peppe Gionfriddo, adesso c'è la nostra amazzone Valentina Assenza. Quindi abbiamo i primi due passaggi netti sul 60 cm. Adesso parte Erika Erika Tarascio e Tarascio. si prepara Roberto Amaraddio. Vediamo Erika. Fa i primi saltini, bene l'ultimo salto. Vediamo il nostro Roberto che parte e a seguire il nostro Luca Fiducia. Dopo Luca. Il vincitore della scorsa edizione, Roberto Amaraddio. Bene, vediamo adesso Luca Fiducia che ha Vediamo, davvero. Luca viene anticipata un attimo dalla nostra amazzone di punta, la nostra piccola del gruppo, la nostra Giorgina. Un grande talento. Giorgia Mudenò, 8 anni, amazzone ormai di degna Vediamo che nomina. si avvicina a salto Aurora Buccheri su tuono, un castrone Morello, conosciuto in tutti i campi nazionali e internazionali di salto ostacoli. È Bellissimo cavallo da vedere, devo dire veramente un bel cavallo. stato il mio cavallo di punta per 8 anni, E quello che adesso? mi ha fatto iniziare e mi ha fatto crescere. E intanto? Intanto abbiamo visto i passaggi netti di Aurora e di Arianna Failla. E adesso il nostro Luchino, che ricordiamo l'ottimo piazzamento agli ultimi campionati regionali, concluso ieri. Bene, quindi tutto il primo Bene passaggio è Luca, e adesso effettuato. l'ultimo a partire, Salvatore Miano. Miano Salvatore. Vediamo che si avvicina a salto per il primo passaggio su 60 cm. Bene, tutti netti al primo passaggio. Bene, allora si Adesso verrà alzerà alzato altri adesso. 10 centimetri. Prego Quindi si andrà ai 70? ragazzi, Si iniziamo. andrà ai 70 centimetri, sì, Patrizia. Bene, subito allora velocemente si riprende con lo stesso ordine. Assenza Valentina dopo, poi Erika, poi Ecco che Roberto. intanto Gli stessi di prima, viene adesso stabilito Luca Fiducia l'ordine suonerà. dagli organizzatori, da Alex Listro e dal padre Salvo. Erika, poi Roberto. Bene, iniziamo il secondo passaggio su 80 centimetri. 70? Sono 70, Alex, 10 in 70, più. 10 in più. Ebbene il passaggio del nostro Giuseppe Gionfriddo. Vediamo la nostra Valentina su Armageddon. Armageddon che è montato dal nostro Luchino. Ha montato Luca Armageddon per i campionati regionali. Ha fatto 3 giorni di splendide gare. Il primo giorno è arrivato terzo, il secondo giorno purtroppo una barrierina. E ieri invece ha fatto zero, è entrato nel barrage e ha avuto una standing ovation da parte del pubblico per il suo ottimo percorso. Bravo Luca. Vediamo Roberto, bene. Non hanno finito ancora, oh, non hanno finito ancora. Oh, ci svegliamo. Non è Roberto, è Rima, è Peppe il primo. Te lo dico io. Vediamo la nostra Aurora che si avvicina. E subito dopo la nostra Giorgina. Vediamo i salti di preparazione. Non vale il primo salto che è caduto, quindi ha fatto zero e passa al prossimo passaggio. Ecco che la piccola Giorgia si avvicina, Alex. Sì, vediamo come andrà. Bene, bene. E su, grande Giorgia. Bravissima! Questo è Capitan Morgan, Capitan ribattizzato da Georgia Spirit. Solo da un mese al centro ed è stato rieducato per il salto soltanto in un mese. Morgan. Ah, quindi è possibile cambiare nomi ai cavalli? È stato ribattezzato, ma il nome rimane uguale. Però i ragazzi lo possono ribattezzare, insomma, non In è. casa si può chiamare come si vuole. Certo, se non è una Dovrebbero gara essere un po' più ufficiale veloci, è un problema. Sabina, Sì. nell'organizzazione Vediamo dei salti. l'ultimo passaggio dell'ultimo cavaliere, il nostro Salvuccio Miano, col suo Tex. È nato un grande amore fra i due. Ma hanno raggiunto anche un buon obiettivo questo, no?
Esatto, sono quest'anno Salvuccio ha iniziato una categoria in più, la 100, con ottimi risultati. Già dalla prima gara è arrivato primo e adesso a metà luglio ci sarà l'altra gara e sicuramente salirà sul podio, non abbiamo dubbi. E intanto siamo a 80 centimetri, iniziamo con il terzo giro. Esatto, vediamo di nuovo il terzo giro, il primo a partire, Giuseppe Gionfriddo, sempre col suo Amour. Adesso inizia a essere un attimo più pericoloso il salto, un po' più proibitivo, insomma. Vediamo Valentina, guardate lo stile di questa bambina, molto concentrata oggi, vuole vincere a tutti i costi, mi ha detto. C'è anche una coppa per chi vincerà, c'è un agonismo molto, molto bello. Cosa Patrizia? C'è anche una coppa per chi vincerà il barrage. Certo, certo, c'è una coppa ovviamente per chi vincerà il barrage. Che vediamo dovrebbe Roberto, essere l'unico maggiorenne di oggi, concentratissimo anche lui, è già concentrato per la Costa degli Asini che dopo la vittoria dell'anno scorso non vuole certo dare la vittoria a qualcun altro. Vuole venderà cara la pelle. Esatto, ha promesso sfida a tutti quanti. Bene, adesso chi si sta avvicinando all'ostacolo? Sempre la nostra Aurora Bucchieri sul suo tuono, vediamo. Che bello a vederlo. Da sopra dalle tribune non si vede, ma tu vedi benissimo la concentrazione nelle facce dei nostri binomi, eh? Sì, sì, Patrizia, davvero, molto bello tuono, ma è bellissimo vedere la più piccola Giorgia quando insomma salta l'ostacolo, una concentrazione massima. È l'ultimo di questo giro, il nostro Miano Salvatore, e poi si alzerà a 90 centimetri. Ma anche i più piccoli saltano poi i 90 centimetri? Sì, anche i più piccoli saltano i 90 centimetri, chiedeva Patrizia. Saltano tutti. E questi ragazzi fanno in gara, fanno tutti un metro, però come vediamo con l'ostacolo singolo, con le due barrierine, con gli ostacoli di introduzione viene più semplice, quindi si può rischiare a fare qualche punticino in più. Ho capito, sì. In caso iniziamo di il terzo giro questo. In caso di pareggio daremo a lui la responsabilità di individuare il campione della giornata. Certo, ovviamente in caso di parità sarà a te decidere. La patata bollente, decidere il vincitore, devi decretarlo tu. Ed iniziano già a toccare, perché già ora appena superato un metro. E io inizio a tremare, te lo dico. No, ci penso io, non ti preoccupare. Vediamo la nostra Erika con la sua Sébastien. Soltanto 2 mesi che ha comprato Sébastien e già da subito hanno trovato un ottimo binomio. Già dalle prime gare sono arrivati sul podio con il grande secondo posto dell'ultima gara. Bene, grande il nostro Roberto e adesso il nostro Luca. Dopo 3 giorni di gara è ancora qui e non è stanco per niente. Luca ha il sangue freddissimo. Sì, sì, abbiamo potuto notare anche questo in questi 3 giorni di gara, tutti gli altri bambini emozionati per i campionati regionali, lui invece tranquillo, sereno. Ma infatti non ha avuto un attimo di tentennamento, complimenti. Vediamo la nostra piccola di casa, la nostra Mudanò, Giorgia. 1, 2, via! Grande lei, è il suo spirit. Un applauso alla nostra Giorgia. Sì, sì, un applauso Giorgia. Io dico che la lezione viene dai più piccoli, lasciatemelo dire, perché effettivamente sto valutando proprio questo, la concentrazione e la freddezza dei piccoli, che è impressionante. Esatto, è l'ultimo passaggio, l'ultimo binomio, Tex con Salvatore Miano. Si avvicina, mette la gamba. Guardate che concentrazione, guarda che tu da qui puoi vedere meglio e spero che si possa vedere anche da sulle tribune. Bene, arriviamo a un metro, no? Sì. Arriviamo a un metro e andiamo con l'ultimo giro. No, non è l'ultimo giro. Mancano 5 minuti, dovete essere veramente velocissimi, dillo Sabina. Sì, cerchiamo se è possibile di velocizzare i tempi, acceleriamo i tempi perché le corse anche di galoppo incombono. Bene, il nostro Gionfriddo, il nostro cavaliere di punta. È grande la nostra Valentina. Anche Armageddon, dopo 3 giorni di competizione, campionati regionali, è qui, fresco come una rosa, come se nulla fosse.
Guarda, mi sa grande che la coppa, saltone della la nostra coppa Erika. La diamo a chi fa cadere l'ostacolo a questo diamo punto. Il nostro, nostro campione degli asini, che anche col cavallo vedo che si trova bene. Alex. Stando ai fatti, Alex, la coppa mi sa che la daremo a chi fa cadere l'ostacolo. Ora. È una proposta di Patrizia. Come risarcimento, sì. Come premio di consolazione. Aspetta un attimo, aspetta. Sì. Intanto c'è, però non vale, abbiamo detto che è l'ultimo ostacolo ad valere sulle barriere sì. Di preparazione, non incide il tocco e quindi la caduta delle barriere stesse che sono appunto di preparazione. Si sta alzando ancora. Visto che dobbiamo velocizzare i tempi, abbiamo alzato di 20 cm e siamo sull'1,20. Oh, diventa pericoloso? Sì, Patti, sì, te lo assicuro che... Visto da sopra non rende l'idea. No, no, io vorrei te qui in questo momento. No, guarda. Io. Eliasmo, il nostro Salvuccio Miano con suo Tex, bello. Che anche sull'1,20 passa in tenne. Mi sa che i ragazzi non vogliono proprio perdere oggi, Te l'ho detto, daremo la coppa a chi fa cadere la barriera ultima. Ma ti assicuro, Patti, che comunque i cavalieri hanno delle facce rassicuranti, quindi non ti mettono per niente paura, loro sono proprio tranquilli. Sì, ora andremo ad alzare di 20 cm a volta, così da velocizzare... Alex, arriviamo a 2 metri se alzate da 20 cm a volta. Ha detto, se alziamo da 20 cm a volta arriviamo a 2 metri. Quando è il massimo? Non è un problema, insomma. Ah, ce no. La fanno. È il massimo? Quant'è? Non c'è il mai. Il record mondiale di potenza è 2,44 m, quindi abbiamo ancora di alzare. Che noi non faremo oggi, assolutamente. Un tocco ma senza caduta. È stato sfiorato. Oh, guarda proprio che non vuole toccare nessuno, Bravi gli istruttori, bravi, bravi. Neanche la nostra Giorgina col suo spirit, soltanto un mese di allenamento, ragazzi, c'è dietro, Bene, stanno alzando ancora di più, penso che l'ultima volta che farete l'ultimo passaggio. Bene, adesso passaggio. Siamo sull'1,30. Quindi è l'ultimo passaggio, Iniziano già a toccare, vediamo. Vediamo Salvuccio Miano, i ragazzi già stanno velocizzando il giro. Facciamo altri due passaggi e vediamo come va. Ma io penso che qualcuno deve iniziare a toccare adesso, Ma mi sa che sono perché troppo altrimenti bravi. Altrimenti mi sorprendono oggi. Devo comprare la coppa a tutti. Sarà l'aria del Mediterraneo e il pubblico che devo dici, comprare Alex? Nove coppe così, Patrizia. Patrizia dice sarà l'aria del Mediterraneo e il pubblico. Sicuramente questo magnifico campo e questo magnifico pubblico. Fatevi un applauso. Bene, grazie di essere qui Roberto, oggi. Ma non cade. A incitare i nostri campioncini. E tocca Luca, vediamo, abbiamo il primo eliminato della giornata. No, proprio Luca. Che delusione, Luca Patti. Fiducia. Beh, forse è la stanchezza del campionato regionale che si è fatta sentire. Un applauso allora adesso, a Luca Fiducia. Un applauso a Luca. Certo, un applauso a Luca. Bravo Luca per il terzo posto di ieri. Eccone un altro. Adesso chi era? Viene eliminata anche la nostra Aurora Buccheri. Un applauso, grazie. Su tuono. Vediamo la nostra Giorgina, è la prima volta che fa 1,30 Giorgina. La prima volta per lei, la prima volta per Spirit. Va su e brava voilà. Giorgia, bravissima. Anche con qualche difficoltà. Sì, infatti è 1,30 e tanto, Bene. Grande la nostra Arianna, alziamo due bu. Vediamo l'ultimo passaggio del nostro binomio Tex con Salvuccio Miano e alziamo altri 10 cm e siamo sull'1,40. Bene, alziamo sull'1,40. Ed è questo abbiamo veramente... Abbiamo i due eliminati, la nostra Aurora Buccheri. E Luca Fiducia. E Luca Fiducia, sì. E Luca Fiducia. Vediamo ora sull'1,40, io credo che... Ed è l'ultimo passaggio che potete qualcuno effettuare. Qualcuno potrebbe avere dei problemi, ma Alex, è l'ultimo passaggio che si può effettuare. Grande il nostro Peppuccio. Andiamo... Ehi.
Diteci un po' i binomi. La maggior parte è la prima volta che fanno un'altezza del genere, eh? Diteci un po' i binomi, aiutateci. Grande la nostra Erika. Sì, sottolineiamo i binomi, ricordiamoli sì, al Roberto. Nostro pubblico. Roberta Maradio in sella. Facciamo l'ultimo passaggio sull'1,50 e vediamo come va. Ultimo passaggio, 1,50. No, allora, Giorgina. Giorgina viene... Giorgina la eliminiamo sì, per età. E Giorgina, diciamo, un applauso un per applauso la nostra per Giorgina. Bravissima Spirit, Giorgina. Capitan Hai Morgan. Hai ancora tempo di fare... di andare più in alto. Eh sì, qua si fa sul serio. Qui si fa sul serio, non si può più scherzare. Ha fatto 1,20 oggi, la prima volta nella sua vita, e credo che... Allora, avete veramente l'ultimo passaggio, dopodiché dovete liberare il campo, insomma. Sabina, ecco il rifiuto. Abbiamo il rifiuto, un altro eliminato, il nostro Peppe Gianfriddo, anche lui. Rifiuto e anche la nostra anche Valentina. Assenza. Chi è rimasto? È rimasto in gara solo il nostro Salvuccio Miano e la nostra Erika. E visto che appena c'è si Roberto alza, Amaradio, così speriamo ancora di avere un vincitore di giornata. E c'è anche Roberto. E fa Ilarianna. Se la sente, vediamo. E vola sul Tex. Vediamo Erika. Gli ultimi. E anche lei vola sull'1,50, ragazzi. Siamo ad altezze proibitive. Manca Roberto qui, Amaradio e fa Ilarianna. Vediamo il nostro Roberto. E fa Ilarianna. E Arianna fa Illa. Sì. E no, tocca! È eliminato Roberto Amaradio. Arianna, Arianna. Te la senti? Te la senti? Arianna non se la sente. Arianna non allora se la sente. Ma ragazzi, l'ultimo no, passaggio. Non ci scherziamo, siamo su 1,60 adesso. Con Miano Salvo ed Erika, l'ultimo passaggio. Ok, facciamo la sfida finale. Ultima sfida, altrimenti si devono dividere la coppa. Erika altrimenti e le Salvatore. Devo comprare un'altra io. Valuterai tu. Da tecnico. Ragazzi, mi stanno davvero sorprendendo oggi, Sabina, nel frattempo gli altri binomi possono incominciare a scendere. Quando c'è la gara, purtroppo cambiano completamente il modo di fare. Vediamo certo l'ultimo passaggio, un attimo di concentrazione. Intanto per cortesia gli altri binomi andate. Vediamo. E tocca! E lascia la patata bollente al nostro Salvuccio Miano che si accinge. Se passa è lui il vincitore di oggi. Silenzio. No, e si dovranno e allora abbiamo due vincitori di giornata, il nostro Salvuccio Miano col suo Tex e la nostra Erika Tarascio con la sua Sebastien. Un applauso per favore ai nostri binomi che hanno partecipato bene oggi. E ragazzi, vi hanno fatto vedere una gara di potenza davvero entusiasmante. 1,60 bene, ricordo. Adesso devono liberare velocemente liberate la pista. Liberate velocemente la pista, gentilmente. Grazie al centro ippico Don Santino. Un applauso fortissimo dal pubblico a tutti questi binomi che veramente hanno dato mostra di tecnica, di coraggio, di grande passione.